Fedez di nuovo al San Raffaele, nuovi problemi di salute. Oggettivamente per il rapper Fedez al secolo Federico Lucia e la moglie imprenditrice digitale Chiara Ferragni non è esattamente un bel momento. Lui ha avuto un tumore, poi l'anno scorso di nuovo in ospedale. Lei alle prese con il caso Balocco che praticamente l'ha costretta a vivere asserragliata in casa con i giornalisti sotto la porta di casa ad immortalare qualsiasi cosa faccia. Ricordiamo infatti la battuta di Fedez sui giornalisti di Mirtha Molineo di Pomeriggio 5 che manco a casa di Mesina Denaro c'erano tanti giornalisti. Poi l'altro giorno ha pubblicato una foto di un haters, ma in realtà si è scoperto che la foto pubblicata era uno che non aveva nulla a che fare con l'haters. Insomma, ve la facciamo breve. È veramente un periodo molto complicato per il rapper milanese. Purtroppo non è finita qui. Ci sono delle indiscrezioni e non sono positive. Fedez si trova di nuovo in ospedale. A fare trapelare la notizia è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che in un articolo a loro dedicato svela di avere saputo da fonti vicine alla coppia che il rapper si troverebbe di nuovo in ospedale. Non si sa se per controlli di routine oppure per nuovi problemi di salute e dice che mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l'ennesima fake news. Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D'altra parte, solo a dicembre diceva, devo curare la mia salute mentale. Noi oggettivamente non sappiamo altro, se non sperare veramente che vada tutto bene, perché ci sembra davvero che questo ragazzo che si è sempre adoperato per fare del bene al prossimo, ne stia passando troppe ultimamente.